Com'è andata questa mattinata? Terribile. Abbiamo fatto un'ora di coda per poi uscire qui ad Arezzo. Dove state andando? A Salerno. Quindi vacanze. Vacanze, esatto. Insomma, partono un po' male. Esatto. Incidente in auto sole, un auto articolato si è ribaltato. In questo punto ci troviamo nel comune di Civitella in Val di Chiana. Il mezzo ha invaso anche la corsia opposta rispetto a quella di marcia. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni perché questo è il primo grande esodo estivo e quindi ovviamente l'arteria è molto trafficata. Il camion trasportava gomme, il carico si è rovesciato in entrambe le carreggiate. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi del 118 che hanno trasportato il camionista all'ospedale San Donato di Arezzo non ha riportato ferite gravi. L'autotreno ribaltandosi ha occupato entrambe le carreggiate, oltre alle code che si erano già formate. Per gli utenti in viaggio verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, è stato consigliato di rientrare in A1 a Monte San Savino. Ero lì a alloggiare in albergo, quindi sono entrato e c'era già coda e sono tornato indietro, adesso farò le provinciali. Dove deve andare? È in Sicilia. Ad attendere gli automobilisti fuori dal casello aretino c'era anche una pattuglia della Polizia Municipale che, ironia della sorte, si trovava in zona per distribuire un volantino per un'estate con i fiocchi ed invece hanno dovuto principalmente dare indicazioni. E quanto è dista da qua? Una quindicina di chilometri. Ah, ok. Buongiorno, mi scusi, dove state andando? In Calabria. Vacanza? Sì. Com'è stata questa avventura in autosole? Lasciamo perdere, va. Qui di fronte al casello per consegnare questo Deplian vacanze con i fiocchi, ma per il momento i fiocchi non ci sono. No, diciamo che il nostro servizio era destinato a diffondere questi opuscoli informativi sulla sicurezza stradale in vista delle vacanze estive, però stamattina abbiamo unito anche il problema della chiusura dell'autostrada e quindi diamo indicazioni anche ai cittadini per la viabilità alternativa per Roma. Da Sant'Elena a Torino. Ecco, dove devo andare? Io devo andare fino a Falerna, provincia di Catanzaro, in vacanza. In vacanza, quindi le vacanze partono così e così? Sono partita abbastanza male anche perché sono uscito dall'autostrada, non ci sono indicazioni su dove andare, la zona non la conosco, mi sono perso, adesso sono ritornato indietro per chiedere informazioni. Ecco, Deplian estate vacanze con i fiocchi, consegnato dalla municipale, i fiocchi per il momento non ci sono. No, non ci sono i fiocchi, c'è coda, c'è tanto caldo e bisogna avere tanta pazienza. Dal casello continuano ad uscire auto, camper, mezzi pesanti, chi viaggia per raggiungere luoghi di villeggiatura, la maggior parte, ma anche chi semplicemente ha usato questa mattina l'autosole per spostarsi dal Valdarno alla Valdichiana. No, veramente, cioè tutto tranquillo, poi se arriva qui si trova sta situazione, cioè un semaforo rosso e rimane rosso, non si sa se è per sempre o solo per un pochino, vergognoso, cioè veramente. Lei deve andare in vacanza o si muove? Noi si va all'outlet, a fare shopping, che per una donna è una cosa ancora più disastrosa, non poterci andare. Buongiorno sorella, com'è stata questa avventura in autosole? No, bene, perché siamo andati a Passo Duomo e... Va bene, però non è stato molto, molto difficile perché fortunatamente non abbiamo il sole proprio forte. Dove dovete andare? A Roma. Reggio Calabria. Da dove è partito? Da Milano, anzi da Crema. Insomma, una giornata infernale. Abbastanza caotica. Dove dovete andare? A Caserta. Ci hanno dato la bottiglietta d'acqua. Ecco, no, sono stati carini. Per il resto, va bene, arriveremo insomma un po' più tardi del previsto. Già da stamattina alle 3:30, ecco che siamo usciti di casa da Biella, che arriviamo. Buon viaggio allora. La ringrazio. Arrivederci.